Siamo in compagnia del presidentissimo Ezio Vaghi della Robur Basket Saronno in questa serata splendida sotto tutti gli aspetti. Primo perché sono arrivati due punti che sono fondamentali per il primo posto in questo play-in gold dopo una bellissima partita. È stato un momento dove c'è stata un po' di apprensione, però questa è una squadra veramente tosta ed è una squadra che soprattutto qui al Pararonchi gli avversari temono, l'abbiamo visti. Due punti fondamentali e poi anche la presentazione del nuovo sponsor che vi darà una mano ulteriore per crescere sempre di più. Partendo dall'ultima domanda, poi, diciamo che invece cioè non è tanto la presentazione del nuovo sponsor ma di tutti quelli che ci hanno permesso di arrivare fino a qui, perché sono tutti degli sponsor fidelizzati, io li chiamo fidelizzati perché quello che ha meno anni di Robur ha 7-8 anni, ci sono degli sponsor che hanno 20 anni di fidelizzazione, quindi è una cosa molto importante. Poi nel frattempo era l'occasione, è stata quella di presentare un nuovo sponsor che ci darà una mano, spero anche in futuro. Niente, tornando alla partita, sono invece due punti che ci permettono, ormai a questo punto manca una partita sola, abbiamo 2-0, due punti di vantaggio, ma 2-0 sulla seconda in classifica che è l'Empoli, per cui pur perdendo a Siena siamo matematicamente primi. Questo ci consente di partire nella griglia playoff come numero uno e quindi di avere in ogni caso cioè intanto meno trasferte, quindi meno costi, e poi il vantaggio di giocare due partite su tre in casa. E cosa dire di questi ragazzi qui? L'anno scorso abbiamo dominato un campionato di una categoria inferiore. Quest'anno non sapevamo cosa dovevamo trovare perché era un campionato nuovo, sì, composto da le migliori della C e diciamo, la fascia più bassa della B, però non sapevamo qual era il livello. Dimostrato che il nostro livello è stato il migliore e che ci si poteva attendere. Non so, questi ragazzi qui non finiscono di stupire. Ogni volta noi ci siamo proposti, ecco, una cosa che avevo proposto nel primo discorso che gli avevo fatto alla squadra all'inizio dell'anno era quello di puntare a migliorarsi individualmente. Cioè noi abbiamo cambiato pochissimi giocatori, abbiamo inserito solo Nasini e Romanò, però il nucleo della squadra è sempre stato quello. I ragazzi ogni volta dimostrano di migliorarsi, di essere in grado di migliorarsi e di adeguarsi comunque sempre al livello che cresce sempre di più. Ma in queste ultime partite abbiamo incontrato le migliori squadre, insomma, quindi ne abbiamo persa una sola su sette per intanto, manca l'ottava. Quindi, infatti molto molto bene. Volevo sottolineare ancora una volta, l'abbiamo già detto anche in cronaca, adesso il record dice 25-4 in tutta la stagione, è veramente impressionante. Sì, diciamo che qualcuno l'abbiamo persa, un paio l'abbiamo perse per appagamento, cioè quando nella prima fase avevamo 6 punti di vantaggio, sulla seconda no, era matematico il primo posto, e quindi ci siamo un po' rilassati, però è una cosa che può succedere, insomma, niente di particolare. I ragazzi sono molto sicuri perché anche oggi ha dimostrato, pur avendo fatto un periodo nel secondo quarto abbastanza negativo, sono andati sotto, però non si sono scomposti, pian pianino ha recuperato anche grazie all'apporto del pubblico, e alla fine salire il tifo. Diciamo probabilmente che veniamo da una serie di partite e di stagioni positive, sì, per cui alla fine quando si arriva a giocare punto a punto non c'è l'emozione adesso sbaglio, adesso cosa mi capita, faccio. Sono abituati a reggere questo e sono sicuri di quello che loro possono fare. Questo credo che sia un vantaggio in ogni caso. Tra l'altro una serata dove si vedeva che gli ospiti tenevano particolarmente d'occhio Quinti, però c'è stato un Ugolini da 27 punti,
che li ha schiantati. A dire la verità, Ugolini era un po' di partite che mancava. Io ridendo gli dicevo, ma stasera hai mandato tuo fratello? Stasera c'era lui. No, lui ci ha abituato, è uno che magari condizionato dai falli perde, come si può dire, la concentrazione nella partita, ma perché gli fischiano magari dei falli abbastanza fiscali. Oggi però bisogna dire che lui e Beretta hanno fatto da trascinatore, però è una squadra dove ognuno che entra in campo dà qualcosa, per cui a turno ci sono dei protagonisti. Oggi è toccato a loro, però in altre occasioni sono stati degli altri. Cioè, è la completezza della squadra, credo, che ci consente di avere queste prestazioni. Tra l'altro la sirena ci ha tolto in quel terzo quarto quella cosa magnifica di Beretta. Io ero già scoppiato, esploso completamente, poi dopo ho visto che non si aggiornava il punteggio. So, dicono, bisognerebbe capire se... E poi adesso lo rivedremo poi a rallenti se il tempo era scaduto o meno. Comunque rimane la prudezza di aver segnato da... che non è la prima volta, comunque quest'anno. No, immagino, è già successo un po'. Chi sa fare poi, tenta. E per il proseguo della stagione a questo punto insomma, ci si tuffa nei playoff con grande entusiasmo. Adesso si va ai playoff, noi non siamo partiti con nessuna idea di vincere, volevamo confrontarci per capire qual era il nostro livello. Adesso il nostro livello sappiamo qual è. Vabbè, i ragazzi sono determinati in ogni partita e vogliono vincere. Io sto a guardare, ci sarebbero dei grossi problemi se vinciamo, perché comunque la categoria superiore richiede un palazzetto con 800 posti e noi qui non li abbiamo, quindi vorrebbe dire emigrare, non so, quindi saranno delle cose da valutare. Però nello sport si gioca sempre per vincere, per cui i ragazzi vanno in campo per vincere e poi vedremo cosa succederà. Bene, noi la ringraziamo intanto per il tempo che ci ha dedicato. Ah, ok. Tra l'altro probabilmente ci ha portato anche buono, è passato il sindaco e l'assessore allo sport a farci... Non si dice gli auguri, ma adesso in bocca al lupo. È vero. In bocca al lupo per la partita, si è portato bene. Effettivamente, ancora tante grazie per il tempo che ci ha dedicato. Adesso vediamo di recuperare i due tecnici, così facciamo una chiacchierata anche con loro.